cui tutti siamo chiamati a dare una risposta. Per quanto riguarda l'Italia dei Valori queste persone non le candida e le combatte. E invito i cittadini, nel caso dovessi trovarmi in una situazione di questo genere, ad avvertirmi per tempo e ad aiutarmi a tenere le liste il più pulito possibile. Detto questo, bisogna porsi un problema che sta succedendo nel nostro Paese. Nel 92, alla primavera di Mani Pulite, c'era la speranza che le cose potessero cambiare, ma la magistratura, la giustizia, per definizione interviene sempre dopo il fatto e può solo comportarsi come medico chirurgo in sala operatoria, tagliare quel ramo malato. Ma la chemioterapia politica, ma la prevenzione lo può fare solo la politica. La politica dovrebbe, senza bisogno di una legge, stabilire la regola che ad amministrare la cosa pubblica ci va della migliore società, e quindi quella che si macchia di reati non dovrebbe neanche essere proposta, né si dovrebbe proporre. Poiché però questo non lo fa la politica, ci vuole una legge che prevede che il condannato non deve essere candidato e che se viene condannato durante la legislatura deve decadere dalla legislatura. Questo dovrebbe prevedere una legge. Io mi impegno, il giorno in cui potessi io decidere e avere la golden share per costruire una maggioranza in Parlamento che senza il voto dell'Italia dei Valori non si regge, nei primi 100 giorni di mettere la non candidabilità dei condannati e la non possibilità di assumere incarichi di governo dei condannati stessi. Grazie. Presentatevi per voi. Sì, buonasera, Gonzales di Telenor. Presidente, la manovra è ormai praticamente cosa fatta, come dicevamo, e comporta sacrifici per tutti gli italiani, tagli di servizi, tasse aggiuntive, disagi a non finire, ma per noi del Mezzogiorno d'Italia i sacrifici sono doppi, mi consente di dirlo, perché ai tagli che riguardano tutto il settore, tutta la nazione, si aggiungono i mancati investimenti in questo territorio che erano cosa dovuta da parte del governo, ai tagli si aggiungono i tagli dei fondi FAS attraverso cui noi speravamo di poter realizzare una serie di investimenti importanti sul territorio. E per quanto ci riguarda, Brindisi e Taranto in particolare, i tagli comportano anche la mancata bonifica delle zone industriali di questo territorio. A fronte di questo, ci pare che maggioranza e opposizione concentrate molto, moltissimo sulle intercettazioni di Berlusconi e le intercettazioni di Tarantini e la fuga di La Vicola all'estero si siano dimenticati di quello che è il problema Mezzogiorno in questo momento. Io le dico francamente, leggo, come lei può immaginare, leggo molti quotidiani al giorno. Beh, è almeno un mese che non sento una sola parola sul Mezzogiorno. Grazie. Rigiro la domanda cercando di capire cosa altro deve fare una forza dell'opposizione dentro e fuori il Parlamento. Dentro il Parlamento abbiamo presentato una contromanovra sotto forma di disegno di legge prima e sotto forma di 600 emendamenti dopo. Abbiamo mandato questa contromanovra sia alla Presidenza del Consiglio sia al Ministro Tremonti. Una contromanovra che ha messo al primo posto proprio il rilancio degli investimenti, soprattutto dei fondi FAS, e soprattutto una diversa ridistribuzione del sistema delle entrate e delle uscite per far quadrare questa manovra. Hanno messo la fiducia. A differenza di altre forze politiche, noi ci stiamo opponendo, facendo ostruzionismo alla fiducia, e in questo momento stiamo anche lavorando per
costruire un'alternativa basata sulla possibilità dei cittadini di scegliere i candidati. Siamo ritornati, cioè, alla stagione referendaria. Abbiamo a che fare con un Parlamento sordo e cieco e impotente che vota per alzata di mano, non vota per scelte di campo. Abbiamo a che fare con un governo che ha fatto 5 manovre in 5 giorni e che quindi non ha più alcun contatto con la realtà. Fatte le debite proporzioni, abbiamo al governo una classe dirigente un po' come le Rais Gheddafi, cioè chiuso nel suo bunker, che prende delle decisioni senza rendersi conto di quel che è la realtà fuori. Quindi rispetto a tutto questo ci sono due sole azioni: la piazza o la rassegnazione. La rassegnazione non possiamo farla, la piazza rischia di uscire in rivolta e noi siamo preoccupati perché fra poco dalle manifestazioni di sciopero dell'altro giorno si rischia di arrivare alle manifestazioni di proteste violente. Con questo non voglio dire che noi le avvaliamo, ci mancherebbe altro. Proprio per evitare tutto questo stiamo cercando di costruire un'alternativa. Ma si deve sapere che o noi costruiamo un'alternativa per tempo, o altrimenti fra poco ritorniamo agli anni 70, dove cioè la esasperazione porta anche alla rivolta. Io voglio lavorare per non arrivare alla rivolta, ma so che la rivolta non è la causa, ma è l'effetto. La causa di questa incapacità e non credibilità, la causa sta nel manico, sta in questo governo che non è capace di governare e in questo lassismo delle opposizioni che pensano di dover dialogare con questo governo e non di doversi ribellare a questo governo. In questo senso io sono stato orgoglioso di partecipare allo sciopero di ieri, perché lo sciopero si fa prima che approva la legge, non dopo che approva la legge, e lo si fa per far capire ai cittadini in che baratro stiamo cadendo da un momento all'altro. Grazie. Voglio salutare anche tra i presenti l'ex presidente della provincia, il dottor Enrico. Grazie, lo salutiamo con un applauso. Il microfono, prego, puoi presentarvi. Onorevole Paplano, Telerama, una domanda squisitamente politica. Lei ha detto che invece la differenza tra centrodestra e centrosinistra, intanto qui a Brindisi per le prossime amministrative si parla di una grande alleanza e di una grande coalizione che vede insieme dall'Italia dei Valori a al Partito Democratico, dove nell'UDC potrebbe esserci anche il terzo polo insieme a PI, API e anche UDC. Che cosa pensa e qual è la coerenza dell'Italia dei Valori se prima dice non c'è un'opposizione rassegnata, la maggioranza al governo ha dimostrato di non sapere fare nulla, però poi alle amministrative non si mantiene una coerenza e convince di fare più forte. Magari andassimo col più forte, mi pare di capire che vogliamo costruire il più forte. Allora andiamo con ordine, la ringrazio della domanda. L'Italia dei Valori è una formazione politica che non è nata solo per fare opposizione, ma per costruire un'alternativa. In questo senso noi crediamo nel sistema bipolare, sia sul piano amministrativo, sul piano politico. Intendiamo per sistema bipolare quel sistema in cui ai cittadini si dice prima chi si mette insieme per fare che cosa e chi è alla guida, chi indica alla guida di questa coalizione. Noi siamo contrari all'idea per cui prima si chiede il voto ai cittadini e poi si può stare con l'una o con l'altra squadra per fare un programma o un altro programma di governo. Noi siamo dell'idea che ai cittadini devono poter scegliere il programma, la squadra, il caposquadra e che quindi devono essere saperli prima. Non abbiamo preconcetti rispetto a questa o quella simbolo di partito. Vogliamo però sapere chi sono i nominativi, perché prima citato una persona, non vorrei ritrovarmi quel signore lì pluricondannato nella coalizione, e quindi vorrei sapere con chi vado, perché so come sono credibile. E quindi, e questo vale non solo
io non voglio essere solo giudice degli altri, ma voglio essere, voglio che anche gli altri siano, e soprattutto i cittadini siano giudici nei miei confronti. Quindi io stesso voglio sottoporre, e per questo ho iniziato per tempo questo confronto ai cittadini, voglio sottoporre le possibili nostre candidature alla cittadinanza, affinché la cittadinanza possa cominciare a valutarla, a riconoscersi, o avvertirmi per tempo che sto prendendo una rampata, perché pure quello può capitare, è meglio saperle prima che saperle dopo. Vorrei poi che prima noi diciamo ai cittadini chi ci mettiamo insieme per fare che cosa. La questione del cosiddetto terzo polo si chiama terzo perché è terzo, perché altrimenti non sarebbe terzo polo, sarebbe uno dei tanti partiti che fa parte di uno dei due poli. Ma per definizione la politica del terzo polo è quella politica che non sceglie prima del voto, ma chiede il voto per scegliere dopo il voto, per decidere con chi stare, per fare che cosa. Io ho questa idea di sposarmi al buio e soprattutto di far sposare la cittadinanza al buio, senza sapere per fare qualcosa, non me la sento e non voglio farlo. Per questa ragione noi non abbiamo preconcetti e pregiudizi, ma vogliamo sapere, vogliamo presentarci ai cittadini con nome, cognome, programmi e leadership. E per quanto riguarda la leadership, vorremmo che i cittadini che si riconoscono nel nostro programma lo possano scegliere loro e non le segreterie di partito. E per questa ragione siamo favorevoli alle cosiddette primarie. E in questo senso l'Italia dei Valori darà il proprio contributo, sia valutando le candidature che ci proporranno o che si proporranno autonomamente al di fuori dei partiti, sia valutando proprie candidature. Ma oggi, poter dire oggi, che è il primo giorno che ci presentiamo, Giovanni sì e Nicola no, beh, io vorrei avere il quadro completo di tutti Giovanni e Nicola per vedere chi ha la veste più bianca. Grazie. Onorevole, quel giorno che cosa ha detto a Berlusconi? Di andare a casa. Domanda di riserva. Si sente più vicino al centro-sinistra, Vendola al Movimento 5 Stelle? All'Italia dei Valori. Grazie, grazie. C'era qualcuno, no, scusa, c'era Riccardo Rosso. Riccardo Rossi, dottor Lorenzo. Grazie, sono Riccardo Rossi del Nuovo Carbone. Ringrazio l'Italia dei Valori e ringrazio il Presidente Di Pietro per questa occasione di confronto. Io sono d'accordo con quello che ha detto Lorenzo nella sua introduzione. Questa Brindisi che noi abbiamo definita con una manifestazione che abbiamo fatto 2 anni fa, una città sotto assedio, una città avvelenata. È una città in cui si sveglia la mattina non col sole che si rileva, ma con le fiamme del petrolchimico, delle torce del petrolchimico che avvelenano questa città. Si bruciano 8 milioni di tonnellate di carbone e ci si dice che non fanno male. Si vuole propagandare come nuova occasione di sviluppo la svendita del porto, concedendola all'LNG, al rigassificatore per altri 30-40 posti di lavoro. Ma tutto questo non solo ha inquinato questo territorio, ha inquinato anche le coscienze, è stata occasione di traffici illeciti, di corruzione. Per il rigassificatore c'è un processo. C'è un processo per la movimentazione del carbone, ci sono processi ovunque in questa città. Allora io chiedo ufficialmente all'Italia dei Valori, che rappresenta il Consiglio regionale con l'assessore Nicastro, il Ministero dell'Ambiente, l'assessorato per l'ambiente, un intervento forte. Vendola era venuto qui in campagna elettorale, ci aveva detto che il secondo tempo si doveva giocare dopo Taranto, si doveva giocare a Brindisi, noi lo stiamo ancora aspettando. Ci aspettiamo un tavolo delle convenzioni con una riduzione forte del carbone, ci aspettiamo tutto quello che questa città, a partire dalle bonifiche, vengono a essere avviate, che non siano le bonifiche una pietra tombale, un condono con cui le aziende con 4 spiccioli si salvano, diciamo, e si sciacquano la coscienza. No, qui occorre ripartire da un nuovo modello di sviluppo, un risarcimento a questa città che possa essere occasione di lavoro, e quindi occasione di rilancio anche occupazionale, partendo proprio dal risanamento di questo territorio. E un'ultima considerazione, mi riallaccio alla domanda del giornalista precedente.
sulla relazione col centrosinistra. Quello che abbiamo visto in questi giorni è stato uno spettacolo squallido. Personaggi politici che cambiano casacca e partito come noi cambiamo vestiti e le magliette, si arrogano il diritto di rappresentare all'interno dello sviluppo dell'ASI, di rappresentare ancora questa città, e hanno sbattuto fuori dalla porta centro-sinistra tutto con il terzo polo chi aveva diritto a essere presente su quel tavolo, il commissario che oggi sostituisce il sindaco Minniti. È stato un episodio che chiaramente dice che qualcuno oggi vuole mettere le mani su questa città. Noi invitiamo l'Italia dei Valori ad allearsi con chi quelle mani le vuole tagliare. Se c'è qualche altra domanda, prego. Grazie Riccardo. Sono Lorenzo Budano, sono dirigente dell'Ordine degli Ingegneri di Brindisi. E volevo fare una domanda, stando che a Bari attualmente sta tenendo il 56° congresso nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, volevo sapere qual è la posizione politica da parte di Italia dei Valori rispetto alla riforma delle libere professioni. Noi siamo per valutare caso per caso, perché ci sono delle professioni che è meglio che mantengono una loro struttura anche di gestione di accesso. Ci sono delle professioni invece che è bene che vengano liberalizzate. Noi riteniamo che in questo momento ci sia un eccesso di strutturazione delle professioni che impedisce molto spesso la libera concorrenza, e questa è la ragione per cui ogni professore va vista a sé. Oggi come oggi hanno fatto per diventare idraulico bisogna essere iscritto in un'apposita elenco, per diventare addetto alla polizia bisogna essere iscritto in un'apposita elenco. Io credo che bisogna liberalizzare il più possibile per mettere in competizione coloro che sanno fare meglio al miglior prezzo. Ovviamente tutto questo deve essere visto con riferimento al caso concreto, perché se tu liberalizzi la professione, non lo so, del medico e poi ti ritrovi che lo stregone di turno, oppure pensate al caso dei farmacisti, il caso delle medicine, ci sono medicine che è bene, diciamo così, farmaci che si possono anche vendere nei supermercati, però se tu fai la liberalizzazione tout court di quel sistema, cosa vuol dire? Che laddove conviene c'è la farmacia, laddove non conviene non c'è la farmacia. Qualche migliaio di paesini rimane senza farmacia perché non conviene, e a quel punto però vanno a raccontare a quel povero visto che gli serve un farmaco urgente e che non trova la farmacia. Quindi bisogna andare a vedere caso per caso. Allora sì, dobbiamo chiudere, prego Antonio, vai. Sì, buonasera, Antonio Ligorio, Idea Radio. Si parla tanto del terzo polo, si parla di politica ammalata, si parla tanto di Italia dei Valori, io del terzo polo. Però lei non crede che ci sia addirittura un quarto polo, ci sarà un quarto polo, e parlo del partito dell'astensionismo? Quello è il primo polo. Il problema di fondo è proprio questo. Cercare di far capire ai cittadini che dire tanto non vado a votare che non cambia niente è il migliore aiuto che puoi fare al tuo nemico. Perché il non mettersi in gioco vuol dire fare in modo che colui che governa il voto attraverso il controllo delle tessere, la compravendita del voto, il ricatto, la politica sporca, possa andare sempre avanti. Paradossalmente il maggiore alleato della cattiva politica è proprio chi rinuncia a esercitare il diritto al voto. Ci vuole un voto libero, non condizionato, che di volta in volta guarda non solo e non tanto il simbolo di partito, ma la persona che in quel territorio si presenta, e ci sono fior fior di brave persone da tutte le parti della politica.
Grazie. L'ultima. Sono Daniele Martini del Giornale di Cuneo. Volevo chiederle qual è il futuro dei giovani italiani, sia per quanto riguarda il lavoro che per quanto riguarda la politica, come vede appunto il futuro dei giovani, e per quanto riguarda la pubblica istruzione, quali sono i passi che bisognerebbe attivare per un futuro migliore per quanto riguarda i giovani? Dunque, per quanto riguarda il futuro dei giovani, no, purtroppo essi non hanno le stesse possibilità che abbiamo avuto noi in queste condizioni. Ecco perché io sono sempre dell'idea che uno Stato che si rispetta investe sui giovani, non dando ad essi un fondo a perdere se hanno già i soldi per fare impresa, ma andando a valutare i progetti di volta in volta che possono dare. Soprattutto, tenete presente, io se fossi al governo, oggi come oggi, i fondi FAS che vengono utilizzati sono circa il 10%. Li utilizzerei al 100% e li utilizzerei proprio con riferimento al sviluppo giovanile, dell'imprenditoria giovanile. In primo luogo. In secondo luogo, lei mi ha fatto un'altra domanda che riguardava la pubblica istruzione. Noi proprio ieri sera ci siamo riuniti a Roma e abbiamo deciso tutta una serie di azioni da fare con riferimento alla riforma Gelmini, a cominciare da lunedì, dove faremo dei sit-in davanti al Ministero e con delle interrogazioni parlamentari che stiamo riproponendo ancora la settimana prossima. Noi siamo convinti che quel che va fatto in questo momento è proprio quello di cancellarla, quella riforma Gelmini, così come l'ha proposta, perché quella così come proposta non è una riforma che aiuta, ma semplicemente ricrea nuove differenze e nuove classi sociali. Mi sembra che velocissimo. Quando ce lo togliamo davanti? Quando? Oppure no? Allora, chiudiamo con questa riflessione. Quando ce lo togliamo? Io credo che sia necessario togliercelo davanti, perché io credo, adesso non per fare il solito oppositore a tutti i costi, ma io credo che l'attuale governo Berlusconi sia causa del problema e quindi non può risolvere i nostri problemi. Se c'è una mancanza di credibilità delle nostre istituzioni, una mancanza di credibilità dei mercati nei confronti del nostro paese, è proprio perché non si fidano di chi ci rappresenta, ci vedono un paese più sul ridicolo che sul serio, e per questa ragione ci considerano di serie B, hanno poca fiducia di noi i mercanti, hanno poca fiducia di noi le altre istituzioni. Ecco perché io ritengo che sia necessario in questo momento, con grande sforzo di responsabilità, che le persone di buona volontà non disperdano il loro voto e non noi partiti che non ci impuntiamo per avere tutto e subito, ma per con grande senso di responsabilità di costruire una coalizione che abbia come punto di riferimento una politica al servizio dei cittadini e che tolga di mezzo questa politica degli interessi privati. Grazie. Io ringrazio il Presidente. Vi prego di firmare, se potete, per cambiare la legge elettorale. È l'unico modo per cambiare la politica. È la prima volta che Brindisi riempie anche questa piazza a quest'ora. Questo è il segno della speranza di una nuova politica che sta per affermarsi. Ringraziamo il Presidente Di Pietro, ringrazio gli amici dell'Italia dei Valori che hanno lavorato con me per rendere grande questa giornata, i dirigenti, ringrazio le